Come dicevamo è un argomento che adesso apre, il prossimo argomento, io eh, invito sul palco Enrico Sasson per continuare la nostra mattinata eh, nel solco della solidarietà e della finanza etica e solidale, giusto perché adesso abbiamo un'importante tavola rotonda. Sì, è una tavola rotonda veramente importante perché eh, cerchiamo di cucire un po' insieme le cose che stiamo facendo questa mattina. Eh, abbiamo iniziato con una tavola rotonda sulla sostenibilità, eh, sull'ambiente, il clima, eccetera. Poi siamo andati avanti con l'energia, eh, che è strettamente connessa. Abbiamo sentito qual è la connessione che è veramente formidabile. Cioè l'energia è il modo di alimentare dal punto di vista energetico tutto quello che si fa nella, nella vita, nel mondo, nel lavoro, eccetera, è quello che poi condiziona la possibilità di fare questa transizione verso una situazione climatica migliore no? e evitare grandi disastri dopodiché adesso siamo arrivati a parlare di finanza in un modo molto particolare e guardate dieci anni fa non se ne parlava in questo modo no? non si parlava, eh, oggi la finanza, andiamo all'osso che cos'è la finanza? che cosa fa la finanza, la banca, la finanza? prende da ciascuno di noi i soldini li mette in un bel deposito e poi li distribuisce al sistema produttivo e anche alle persone. Quindi, in buona sostanza, è un po' come se fosse il sangue dell'organismo economico, no? nel nostro. Nel nostro corpo noi abbiamo il sangue che circola e porta le sostanze nutritive. Nella, ehm, in quella che è l'economia de del mondo e nei sistemi produttivi circola il denaro e lo fa funzionare. Allora, fino a un po' di anni fa questa cosa qui andava nel modo come andava. Adesso invece abbiamo sentito, ci si pone il problema di come utilizzare questi soldi, come utilizzare questi fondi eh, che, che sono una enormità di fondi. Ecco, bisogna utilizzarli. Bene, tenendo conto sia delle persone, sia dell'ambiente, sia del cambiamento climatico, sia di questo, sia di quell'altro. Guardate, è una rivoluzione. Forse eh, le persone come noi che non lavorano in questo campo non se ne rendono conto, soprattutto nei primi anni della nostra formazione, i giovani che sono qui forse non se ne rendono conto, ma è quello che condiziona la possibilità di fare tutto il resto. Quindi è estremamente importante la tavola rotonda che noi adesso andiamo a sentire e inviterei la persona e che la gestisce. Esatto, e quindi invitiamo sul palco Rosa San Giorgio che è responsabile degli investimenti responsabili, Pictet ecco Wealth Management Italia. Eccola, benvenuta. Grazie mille. Grazie, grazie a lei. Eh, mi sei messo che si mezzo. io vi lascio il lasciamo palco, rollo, lasciamo rollo, il rollo, palco rollo. per Buon la sua tavola rotonda, ovviamente. Perfetto, grazie, grazie mille. Buongiorno a tutti qui in sala e chi ci segue online. Uh, io sono Rosa San Giorgio, mi occupo di investimenti responsabili di tutta la catena del valore, dai dati che sono necessari per analizzare le aziende in cui investiamo, alla definizione delle linee guida per gli investimenti sostenibili, alla creazione di consapevolezza interna ed esterna. Oggi parliamo di finanza sostenibile in un mondo sostenibile e ne parliamo anche con alcuni colleghi. Uh, quindi, abbiamo adesso uh, Alessandro Atami, uh, fondatore e managing partner di uh, Pacemakers, e uh, l'avvocato Alessandro Lerro, presidente del comitato scientifico di Assofintech. E online abbiamo uh, Claudia Segre, uh, presidente e fondatrice della Global Thinking Foundation. Claudia. Buongiorno a tutte e a tutti. Prima di cominciare in realtà vorrei chiedere a voi tre un minuto, giusto un minuto per raccontarci un po' il vostro legame con la sostenibilità. Vogliamo iniziare qui da Alessandro? Molto volentieri Rosa, io sono un avvocato, mi occupo di innovazione tecnologica e finanza alternativa e In questo ruolo sono presente poi in diverse organizzazioni di categoria, quindi Associazione di Portali di Equity Crowdfunding, ASSO Holding e ASSO Fintech, che è il ruolo nel quale sono presente oggi. L'innovazione deve necessariamente andare nella direzione della sostenibilità, sono due verticali che hanno preso un percorso parallelo negli ultimi anni, e, e quindi questo spiega la mia presenza qui oggi. Il secondo, Alessandro. Eh, abbiamo molta fantasia oggi. Grazie, io sono ingegnere, ho iniziato come ingegnere, ma ingegnere civile. Poi sono andato nei servizi finanziari e ho cominciato a vedere che il digitale può trasformare, si sta trasformando profondamente. Allora ho lavorato in aziende tipo General Electric, PayPal eh, e Lloyds Bank. E poi ho deciso di creare la mia azienda che è il Pacemakers, dove ci occupiamo di aiutare le grandi aziende a innovare con, attraverso partnerships e collaborazioni con aziende più piccole. E anche scrivo libri ogni tanto quando ho tempo. Esatto, stiamo vedendo nel backstage la nuova copertina della traduzione italiana, un bellissimo libro di cui ricordo soltanto che è un po' blu. Uh, Claudia, raccontaci tu. Uh, non ti vedo, però immagino sia lì sì sì sono sempre qui ecco, sì. e, uh, con la mia fondazione sono molto felice di essere presente a questo Festival Futuro vedere tante ragazze e tanti ragazzi partecipare per l'importanza di questi temi e proprio per questo la fondazione si occupa uh, di diffondere l'educazione finanziaria per la prevenzione della violenza economica e i lavori che facciamo sulla sostenibilità partecipando anche al Consiglio di Amministrazione del Forum della Finanza Sostenibile siamo nelle settimane del, delle serate quindi gli investimenti responsabili e sostenibili, eh, cerchiamo di portare anche alle aziende dei modelli di, eh, legati alla diversity e inclusion che abbiano poi come ritorno degli investimenti di tipo sostenibile e sociale verso i giovani e verso eh, soprattutto le fasce più in difficoltà della popolazione, quindi un ritorno imprese terzo settore che come avete descritto prima è fondamentale per il nostro Paese. Grazie Claudia. E penso che uh, nel corso della mattinata abbiamo parlato della complessità uh, che stiamo vivendo. Una complessità che viene da uh, essere appena usciti, e in alcune parti del mondo ancora non siamo usciti dalla pandemia una guerra alle porte eh, che ha portato una crisi energetica, eh, due settimane di COP27 appena finite nel quale è stato chiaro a tutti che non siamo ancora allineati con eh, l'1.5 eh, gradi eh, di cambiamento climatico rispetto al, all'era preindustriale che ci eravamo dati come obiettivo a Parigi e eh, un rapporto IPCC che ci dice ora più. Quindi è una situazione eh, complessa. Come si risolvono le situazioni complesse? Con la collaborazione. È necessario, per arrivare alla sostenibilità, lavorare insieme, è necessario che lavorino tutti gli stakeholder, dai governi. Uh, dai governi ci attendiamo una regolamentazione adeguata, una fiscalità, uh, dei sussidi che vadano nella direzione, le aziende, le aziende che possono portare innovazione e possono portare cambiamento nella loro catena del valore, i consumatori che possono cambiare le loro abitudini e la finanza, la finanza come una, um, um, eh, un, un filo conduttore per l'economia uh, reale, la finanza che è quel ponte tra chi ha le risorse e chi ha le idee. La finanza che può aiutare con investimenti e finanziamenti a far cambiare le aziende nella direzione dell'innovazione sostenibile. Quindi se tutti sappiamo che quella è la direzione, la problematica è come arrivare a farlo, come arrivare, come supportare questa, questa sostenibilità. Lo dobbiamo fare tutti insieme. Parlavamo dei diversi operatori e oggi parleremo anche molto, molto di finanza. Una domanda che ci si chiede poco è perché la finanza dovrebbe farlo? Perché la finanza dovrebbe andare verso la sostenibilità? Io ho tante risposte, ne troveremo altre probabilmente durante il nostro panel. La finanza deve andare verso la sostenibilità perché i clienti lo chiedono. La finanza deve andare verso, verso la sostenibilità perché semplicemente è nel lungo termine dove si farà profitabilità, perché investire in aziende che portano le soluzioni è sicuramente più profittevole nel lungo termine che investire in quelle aziende che invece producono i problemi. La finanza ha necessità uh, di un mondo stabile per avere successo. La finanza ha anche un dovere, un dovere fiduciario nei confronti di clienti, uh, di lavorare in maniera prudente. E adeguata ai profili di rischio um, uh, dei clienti. E se uh, il rischio climatico è anche un rischio per gli investimenti, che questo mi sembra uh, la palissiano, allora è non soltanto appropriato per la finanza utilizzare criteri ESG, diventa uh, imprescindibile. Quindi è estremamente importante andare in quella direzione. Quali sono le problematiche che affronteremo eh, oggi, ma le problematiche che deve affrontare la finanza? I dati. Uh, spesso non abbiamo tutti i dati a disposizione per analizzare i nostri investimenti o spesso ne abbiamo tanti ma non sono quelli giusti. Mancano dati per la misurazione del, dell'impatto sul sociale, manca una uh, standardizzazione dei dati. Tanti lavorano in quella direzione, c'è la Task Force for Climate Related Financial Disclosure, la Task Force for Nature Related Financial Disclosure, ma anche il regolatore europeo con la tassonomia che ci sta portando tante definizioni importanti. Ma non solo in Europa, c'è la SEC che lavora, c'è la direttiva CSRD. Cioè, tanti lavorano nella direzione della standardizzazione dei dati. È necessario lavorare sul gergo sulla terminologia che noi usiamo. Spesso eh, sui media, ma anche tra di noi, utilizziamo come intercambiabili, come sinonimi, eh, investire in ESG o investire in impatto positivo. Sono cose molto diverse. Investire eh, integrando fattori ESG significa guardare a delle caratteristiche ESG delle aziende, cioè come le aziende si sono comportate in passato, in maniera tale da evitare rischi, eh, rischi futuri. Eh, è un concetto legato innanzitutto al passato e legato al rischio, è legato, è legato alla a financial materiality, alla materialità finanziaria. Se io parlo invece di investimenti con impatto positivo, parlo di investimenti che hanno un'intenzione verso un impatto positivo sociale e ambientale, parlo di una misurabilità di questo eh, impatto e parlo di, inve di investimenti che hanno un ritorno finanziario. Quindi sono cose diverse. Ci sono dei challenge, ma ci sono anche uh, tantissime, sicuramente tantissime opportunità che siedono soprattutto nella collaborazione. La collaborazione tra aziende e uh, l'industria finanziaria, quindi con aziende che forniscono più informazioni in maniera che l'industria finanziaria possa valutare meglio gli investimenti e i finanziamenti a queste aziende, ma anche un'industria finanziaria che supporta le aziende nella trasformazione del lungo termine. La collaborazione tra l'industria finanziaria e i governi e la regolamentazione, quindi una regolamentazione che è allineata con i dati scientifici, ma anche eh, implementabile da parte delle, della finanza e da parte dei corporate. E anche una collaborazione tra eh, l'industria finanziaria e i suoi clienti, eh, quei clienti che devono poter rappresentare. Le loro esigenze, quei clienti che devono poter avere rappresentato una reportistica adeguata, qual è l'impatto dei miei investimenti, ma quei clienti che devono anche collaborare con l'industria finanziaria perché l'innovazione e la sostenibilità è un argomento di lungo termine. Ora, per parlare di eh, collaborazione, no? che molto importante, magari volevo affrontare con te, volevo iniziare da te Alessandro e ci potevi, magari Alessandro Lerro, è difficile adesso <ride> come faccio Alessandro 1, Alessandro 2. No. Uh, bello al brutto puoi fare. Ah, posso fare il bello e il brutto, questa è una di difficile. Ah, ecco, Alessandro con la cravatta, ah, Alessandro Lerro, um, parliamo di collaborazione, parliamo Benevo. di come le eh, organizzazioni internazionali come la regolamentazione sta procedendo nella direzione della sostenibilità certo rosa allora l'unione europea ha le idee molto chiare no le idee che nascono dal, dal green deal con questo obiettivo di ottenere di perseguire la neutralità climatica per le, il 2050. Il piano di azione dell'Unione Europea consiste nel riorientare i flussi di capitali verso la sostenibilità. Che cosa vuol dire? Vuol dire che eh, il denaro che muove molte delle, eh, de, delle nostre attività deve perseguire quell'obiettivo. Come fa a perseguirlo? Raccogliendo l'interesse di chi investe il denaro e di chi genera profitto. Eh, il riorientamento dei flussi finanziari verso la sostenibilità va di pari passo con esigenze di comunicazione comunicazione nei confronti di investitori, nei confronti di società civile, nei confronti di soggetti in generale che possono essere terzi, possono essere uh, fornitori, possono essere clienti delle aziende, che devono avere un quadro molto chiaro di quello che è il percorso verso la sostenibilità dei loro interlocutori. Come si esprime questo processo? Ci sono stati moltissimi atti formali, regolamenti, comunicazioni, direttive. Questi, questi atti in questo momento che cosa ci stanno portando? Intanto degli obblighi di disclosure delle Società più grandi, c'è cioè una graduazione degli obblighi di disclosure che per adesso riguardano le società quotate e le grandi imprese che devono raccontare qual è il loro approccio nei confronti del mondo ISG. C'è un sistema di classificazione anche con la tassonomia che aiuta a identificare quali siano le attività effettivamente considerate come sostenibili ma eh, i principi ESG stanno entrando adesso anche nei criteri di revisione prudenziale dei bilanci delle società e quindi nella comunicazione che appunto adesso mh, si chiama comunicazione non finanziaria, ora si parla di report eh, di eh, sostenibilità. Eh, si tratta di una comunicazione che poi in definitiva eh, deve essere rivolta da parte degli intermediari finanziari delle società di investimento nei confronti degli investitori le autorità finanziarie si occupano della regolamentazione di secondo grado rispetto agli atti dell'Unione Europea e sono anch'esse fortemente impegnati in questo trend dettato dal Green Deal con appunto la normativa di secondo grado. Guardiamo brevemente le cose che hanno fatto nell'ultimo anno, nel 2022. Intanto l'ESMA, che è l'autorità che sovraintende il mondo finanziario, ha rivisto gli USSP, cioè eh, i, le priorità di supervisione dell'Unione Europea, aggiungendo le disclosure in materia di ESG alle priorità. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che le società emittenti, quelle che emettono strumenti finanziari, azioni quotate, strumenti di debito, strumenti finanziari in generale, e gli intermediari che li collocano e li offrono al mercato, devono tra le varie cose esporre anche eh, quelli che sono i profili ISG dei loro prodotti. Ci sono anche delle nuove linee guida sulla adeguatezza dei eh, prodotti finanziari. Eh, la disciplina MIFID prevede che ogni ogni investitore sia sottoposto a un test di adeguatezza e appropriatezza che consente all'intermediario di verificare se quell'investimento sia adeguato per quell'investitore ecco i criteri ISG entrano nel test di adeguatezza e eh, indicando quelli che sono i fattori, quelli che sono i rischi, quelli che sono le preferenze di sostenibilità dell'investitore per orientare il suo specifico investimento. E eh, da ultimo ci Um, c'è cioè una proposta eh, di eh, regolamento che riguarda i, i nomi che vengono attribuiti ai fondi e agli strumenti finanziari perché si vuole combattere il greenwashing e quindi fare in modo che anche i nomi dei prodotti non siano troppo suggestivi o evocativi o quantomeno lo siano sulla ragion veduta. Da parte sua, l'Eba, che invece è l'autorità bancaria, ha emesso uno statement che ha l'obiettivo di eh, portare nella eh, vigilanza e nel risk management concetti come resilienza climatica, sostenibilità della finanza e perseguimento degli. Obiettivi dell'Accordo di Parigi. Da ultimo è stato emanato dall'Eba anche un report su eh, come introdurre i rischi ISG nelle attività di supervisione degli intermediari che sono vigilati appunto dalle banche centrali dei vari paesi dell'Unione Europea. Quindi, è un contesto che accompagna le imprese, parlando di investimenti e parlando di finanza, verso il percorso della sostenibilità. È molto interessante Alessandro perché si nota da, appunto dal, dal racconto che ci hai fatto, dalle diverse autorità che intervengono, che veramente la sostenibilità è... A tutto tondo, no? quindi prende diciamo, tutta la, la catena del, del valore. Soprattutto un concetto importantissimo che dobbiamo ogni tanto ricordarci: tutti i regolatori stanno andando nella direzione, Noi ovviamente abbiamo parlato e parleremo soprattutto del regolatore europeo che in alcuni casi possiamo dire che è all'avanguardia, ma tanti regolatori uh, da UK, a uh, US, la SEC, uh, uh, la Monetary Authority of Singapore, Hong Kong, tutti stanno lavorando in quella direzione. Una cosa particolare del regolatore il regolatore europeo è veramente questa intenzionalità nel riorientare i flussi di capitale. Spesso gli altri regolatori lavorano sul mis-selling, quindi sul greenwashing, quindi sulla protezione del consumatore. Il regolatore europeo invece ha proprio questa intenzionalità di portare flussi di capitale. E tu parlavi di un punto che secondo me è molto importante e sarà molto importante nei prossimi due anni per la finanza, perché finalmente stiamo chiedendo. Agli, ai nostri clienti, no, MIFID 2 ci chiede uh, di, di, uh, di, di, di raccogliere le preferenze dei clienti riguardo alla sostenibilità. Quindi a partire da, dall'agosto 2022 già tutti gli istituti finanziari in Europa chiedono ai loro clienti quali sono le vostre preferenze di, uh, di sostenibilità e um, devono, devono raccogliere queste preferenze e poi devono fare un matching tra queste preferenze e le soluzioni di investimento che vengono, um, che vengono uh, proposte. E in questo volevo, volevo chiedere uh, l'aiuto di, di Claudia um, e perché ovviamente... Eh, questo è un passo molto importante per la finanza, quindi eh, integrare eh, quello che eh, i clienti eh, vogliono, eh, chiedere ai clienti di darci delle, delle indicazioni. Eh, eh, dal punto di vista teorico questo è, è molto importante e dovrebbe portare una spinta ulteriore, ma nella pratica, eh, Claudia, tu cosa vedi in questa collezione di preferenze? Ma allora, come giustamente tu hai spiegato, eh, i consulenti finanziari devono tenere conto proprio che le preferenze eh, verso la sostenibilità dei loro clienti che fanno parte di questo processo di di profilazione, di valutazione adeguata dei prodotti, si traducano poi in una scelta di prodotti che vengono offerti al cliente stesso che presentino una percentuale minima di investimenti che rispettano i criteri ESG. Eh prodotti che sono aumentati tantissimo, ricordiamo che in questo momento i fondi classificati eh, che almeno eh, promuovano delle caratteristiche ESG eh, hanno ormai superato il 50% della quota di mercato eh Europeo. Quindi sicuramente una piattaforma di prodotti enorme, ma questo si scontra con due aspetti: da una parte il proponente, quindi il consulente, normalmente un dipendente dell'intermediario finanziario o il promotore che può essere o no un dipendente. Questo cambia perché le politiche di cosiddetto upskilling, cioè eh, aumento delle competenze in temi di sostenibilità e di finanza sostenibile nei confronti della preparazione di chi deve spiegare al cliente questi temi, eh, è automatico per i dipendenti, un po' meno per coloro che eh, hanno un'attività professionale eh, indipendente. Uh, e quindi c'è un problema di misurazione oppure di equiparazione, comunque, di questa uh, capacità di venire incontro al cliente. Dall'altra parte c'è un cliente esigente che, come spiegavi, soprattutto dal punto di vista uh, dei, uh, delle donne e delle nuove generazioni che hanno questa visione molto lungimirante nei confronti di certe scelte di investimento di tipo sostenibile, uh, ecco che uh, c'è cioè una richiesta crescente, una sensibilizzazione crescente, ma anche qui a noi. È capitato proprio negli scorsi giorni, durante un lavoro di welfare aziendale su diversity inclusion con i dipendenti, di eh, parlare di finanza sostenibile e chiedere: benissimo, come siamo a, a MIFID 2? Eh, il vostro prospetto, tutto bene, perché adesso è cambiato, dovrete esprimere sulla sostenibilità. E lì si è visto il, il vuoto, perché abbiamo un MIFID 2. Quindi c'è un problema che il MIFID 2 ha portato nella tutela degli investitori e dei risparmiatori eh, un passo in avanti enorme. Eh, Dall'altra parte abbiamo poca consapevolezza dell'importanza di MIFID 2, prima di tutto di compilarla noi, non farla compilare eh, al, al consulente o al promotore e secondariamente di come questa firma su MIFID 2, la scelta che facciamo, soprattutto in termini di sostenibilità, è una sorta di accordo che si fa di fiducia reciproca, come tu eh, spiegavi, nei confronti dell'intermediario che poi propone dei prodotti che si spera siano lontani da quella tendenza al greenwashing che alcuni possono esporre eh, come diceva prima Alessandro. Quindi sicuramente è un matching vincente per la finanza sostenibile, è un matching che deve ancora essere curato dal punto di vista delle competenze in un paese dove come sappiamo le competenze in termini eh, di educazione finanziaria sono tra le più basse e soprattutto ancora presentano un differenziale di genere sia tra gli adulti che tra le nuove generazioni. Claudia, hai toccato un punto che è estremamente importante, il punto della consapevolezza e dell'educazione. Eh, siamo stati abituati un po' dei media a parlare di di cambiamento climatico, di quanti, a quanto siamo allineati, siamo allineati a 1.5, a 2.4, 2.9, quindi c'è tanta terminologia, ESG, Impact Invest, Sostenibilità, Responsabilità, quindi utilizziamo tutti questi termini ma spesso c'è poca consapevolezza e la regolamentazione può essere efficace soltanto se c'è un'educazione dietro, per questo è un'educazione che come dicevi tu deve essere un'educazione interna dell'intermediario finanziario across. Le le diverse ovviamente funzioni, ma che deve poi in qualche modo traspirare verso tra la nostra clientela, verso gli investitori, in maniera tale da rendere uh, tutto efficace dal punto di vista della sostenibilità. Certe volte mi viene in mente uh, diciamo, l'esempio del supermercato. No? allora se andiamo al supermercato adesso abbiamo tanti prodotti che sono da, dentro delle scatole verdi. No, allora uno compra il prodotto nella scatola verde e pensa che quello è un prodotto bio, è un prodotto buono per l'ambiente. Poi in realtà adesso noi abbiamo la trasparenza. Quindi tu in realtà sul prodotto puoi vedere da dove viene. Quindi scopri che quel pomodoro, che era in quella bellissima scatola di plastica verde, viene dalla Colombia. E Andando avanti magari eh, scoprirai anche che emette un certo tipo di CO2. Ovviamente devi saper legge, leggere quelle, eh, diciamo, quei segnali che ti arrivano oppure quelle cifre che ti arrivano in maniera tale da poi poter fare la scelta, la scelta consapevole. Eh, Alessandro, abbiamo parlato ovviamente di, um, di regolamentazione, stiamo parlando tanto di clima, eh, sappiamo che uh, la regolamentazione, la U-Taxonomy, lavora molto sui sei pilastri, su climate change adaptation, mitigation, spesso ci dimentichiamo un po' della S. Quindi penso che è chiaro a tutti che la S e la E sono molto collegate, perché il problema del clima è un problema per la società, ma andiamo un po' nella, nella direzione della S. Uh, sì, la S è la parte sociale dei, del, dei servizi finanziari. Uno dei più grandi problemi che abbiamo oggi è in, nei paesi in via di sviluppo, ma anche nei paesi non, in, non sviluppati. Um, tutta la popolazione mondiale, che siamo intorno ai 8 miliardi, tre, di questi tre, tre, di, di 8 miliardi, 3 miliardi non hanno conti e accesso ai servizi finanziari. E questi in gran parte sono nei paesi in via di sviluppo, ma anche in Italia ci sono. Il 4% della popolazione, oltre ai 15 anni che potrebbe avere accesso a servizi finanziari, non ha accesso ai servizi finanziari. E questo è un qualcosa che esclude interi ceti della popolazione da possibilità e potenziale che eh, sarebbe possibile. Quella è una delle parti S. Um, per gestire questo problema ci, ci sono tutta una serie di iniziative che stanno avvenendo, eccetera. Però fondamentalmente è dovuto al comportamento delle banche. Dobbiamo, dobbiamo cercare... Di trovare modo di fargli cambiare comportamento. Allora, se tu vedi quali sono gli incentivi per le banche di cambiare comportamento, ci sono quattro categorie di incentivi, e sono uno più importante dell'altro. Incentivo numero uno è di assicurarsi che l'amministratore delegato non va in prigione, okay? e questo è il regulation, essere compliant con le regulation. Incentivo numero due, che è quasi quasi importante, è di fare più soldi. Cioè se un prodotto che tu offri fa fare più soldi sono più contenti. Il terzo incentivo è quello di risparmiare soldi, cioè spendere meno per fare le stesse cose. E il quarto è tutte le cose buone che vogliamo fare nel mondo, vogliamoci bene, teniamoci per mano, eccetera, eccetera. Quando si parla di IDS e di ESG si parla spessissimo come un'iniziativa che è un qualcosa di beneficio, è quasi una cosa di beneficenza, lo fai per bontà d'animo, eccetera. In realtà non è così. Bisogna ricercare, trasformare la parte S di ESG in qualcosa che è un'iniziativa a cui le banche non possono fare a meno. Okay? Primo ruolo, primo passo è quello della regulation, come diceva Alessandro, creare delle regulation che supportano la trasformazione, che, che rendono difficile a, a negare un conto corrente a qualcuno, a negare un prestito a qualcuno solamente perché non è abbiente. Oppure che ha un background diverso, eccetera. Quelle cose sono fondamentali al successo di questa cosa. Pertanto, assicurarsi che se il CEO di una banca decide che non vuole dare prestiti ai giovani, non vuole dare prestiti agli emigranti, non vuole dare prestiti a aziende che vengono create lì, cioè le start-up, c'è una ripercussione spiacevole per questo individuo e per l'amministrazione dell'organizzazione. Secondo punto è di far capire ai, alle banche che c'è il potenziale, c'è un beneficio economico a servire questi segmenti che sono sottoserviti, che sono mal serviti. E questo fondamentalmente è supportato dall'innovazione digitale. L'innovazione digitale ti consente di creare prodotti che sono molto più interessanti e molto più facili da distribuire di quelli che sono tradizionalmente i servizi bancari. Se tu vedi questi 3 miliardi di persone che vi ho detto che sono, non hanno accesso ai servizi bancari, 2 miliardi hanno il telefonino. Okay? Okay. E pertanto si potrebbe facilmente riuscire ad arrivare a dei segmenti sottoserviti a questo punto qui. E questo ti, si collega anche molto bene con il fatto che se servi digitalmente un cliente ti costa molto meno che farlo venire in filiale, ti costa molto meno che far riempire moduli di carta che poi devono essere verificati da altre persone. Pertanto, Digitale è la soluzione al, uh, uh, alla parte S di ESG se vuoi. Il, il punto finale è, è che poi facciamo anche del bene perché una delle cose importanti, come tu sai, i giovani, c'è questo cambio generazionale che sta avvenendo nella clientela delle banche e stiamo andando in una generazione che sono la mia età, una generazione che è l'età del pubblico e lì che succede? Queste persone, questi giovani hanno gli interessi che non sono solamente di ritorno finanziario ma qualcosa di più ampio, cioè l'impatto ambientale, l'impatto sociale eccetera eccetera. Questo non vuol dire che sono pronti a darvi a soldi, ma sono pronti ad accettare un ritorno leggermente più basso per avere questi benefici. E pertanto questa è una cosa molto importante che le banche si devono rendere conto, perché se non sono attive, proattive nella parte I, la parte S e anche la parte G, che magari ne parliamo dopo, perderanno clientela e diventeranno ridondanti in un futuro. Mm -hmm. Penso che hai toccato un punto importantissimo che è il, questo cambiamento di generazione, quindi con una generazione... Uh, appunto, i famosi millennials e poi la generazione Z, uh, che ha vissuto uh, in un mondo tra virgolette diverso dalla generazione dei baby boomer e della generazione X, Una, un mondo più trasparente. No? Quindi il vecchio modello delle banche nella loro scatola, scatola nera, e quindi competenti le banche, ma che non necessariamente uh, divulgano questa competenza ai loro clienti, ormai non funziona più. Quindi è un modello trasparente e lo vediamo con i clienti che ci chiedono dove sto investendo, i miei investimenti hanno un ritorno positivo, lo vedo, mi dai i numeri, però qual è l'impatto, no? qui tutta la tematica dell'impatto positivo sia dal punto di vista sociale che dal punto di vista ambientale. Come dicevamo prima, le aziende investono in un'economia reale. Quindi alla fine le aziende sono questo, questo ponte. Se ritorniamo un po' in Italia e guardiamo una, un territorio di piccole e medie imprese, eh, Alessandro, in che modo la finanza sostenibile sta aiutando e può far meglio in futuro per aiutare le piccole e medie imprese? Il report di sostenibilità per le PMI è stato rinviato al 2026, quindi, salvo che ci siano delle ulteriori proroghe, poi dovranno fare i conti realmente con un documento che si allega al bilancio e che spiega come eh, svolgono la loro attività in relazione agli obiettivi di sostenibilità. Da qui al 2026 che cosa abbiamo? Intanto c'è un, un punto fondamentale che riguarda la parte proprio finanziaria. Eh, le linee guida dell'EBA sulla concessione dei prestiti e dei finanziamenti alle imprese eh, del maggio 2021 impongono alle banche eh, dal 21 appunto al 2021 di fare una verifica di rispetto dei requisiti ESG eh, nei confronti delle aziende che richiedono dei finanziamenti con particolare riferimento alla parte E, quindi alla sostenibilità ambientale. Se andiamo a vedere nella pratica non sono tantissime le banche che lo fanno, che sono attrezzate per farlo, cominciano ora a trovare eh, delle soluzioni per analizzare... Eh, Diciamo, il, la qualità eh, da questo punto di vista delle, delle società che chiedono finanziamenti. Devo dire che non aiuta il fatto che manchi uno standard unico un, uh, ISO, uh, una norma ISO sulla, uh, sulla sostenibilità e che quindi l'analisi venga fatta semplicemente in termini di rating e cioè, di misurazione non di rating vero e proprio. L'altro incentivo fondamentale per le PMI è che è vero che loro dovranno fare il report di sostenibilità dal 2026, ma ci sono delle società più grandi che invece sono già tenute a fare il report di sostenibilità. E quelle che devono fare il report di sostenibilità devono analizzare la propria catena del valore, quindi la catena dei fornitori di prodotti e servizi che li portano poi a portare il loro prodotto sul mercato. Ebbene, le società più grandi tenute al report di sostenibilità ora chiedono alle società più piccole Piccole che sono loro fornitrici, qual è il loro approccio nei confronti della sostenibilità? Quindi, per rimanere nel circuito delle grandi aziende, anche le piccole devono anticipare il momento nel quale prendono coscienza del loro approccio aziendale-industriale verso la sostenibilità. Quindi, queste sono le due leve. Il bisogno di eh, capitale di debito da parte delle banche e il bisogno di rimanere in un circuito di fornitura nei confronti di grandi aziende che eh, appunto richiedono questo tipo di approccio. Non ci dimentichiamo che le aziende italiane sono in larga parte piccole e medie imprese che spesso lavorano a servizio di multinazionali o di strutture più grandi facendo o semilavorati o ehm, diciamo, eh, servizi. Un'ultima notazione riguarda gli investimenti in equity, proprio per quello che dicevamo prima, questa settimana è stato pubblicato un report della Consob sulle analisi delle tendenze di investimento nelle famiglie, analisi che come al solito ci consegna un'Italia che ha un basso livello di educazione finanziaria, ma cominciano a emergere sensibilità abbastanza forti nei confronti della, della sostenibilità. Quindi le piccole aziende che ora cominciano ad aprire il loro capitale a soggetti privati possono essere fortemente incentivate a, eh, ottene, a, a, a mantenere dei comportamenti di sostenibilità per rendersi più attrattive. Un'ultima notazione un po' provocatoria, siamo in una fase molto iniziale in termini di eh, educazione finanziaria verso la sostenibilità. In questo contesto io talora dico che il greenwashing non è il male assoluto. Il greenwashing può aiutare comunque le famiglie a rendersi conto che c'è un'esigenza da considerare oltre al colore, la taglia, lo stile, la funzionalità di un prodotto, che è la sostenibilità di quel prodotto nella sua fase di produzione e commercializzazione. Quando ci sarà una cultura finanziaria diffusa, a quel punto sarà assolutamente indispensabile prestare una grande attenzione a che eh, le informazioni sulla sostenibilità non siano finte, fuorvianti, fraudolente. Però intanto diciamo, non è il male assoluto perché aiuta la collettività a rendersi conto che c'è un problema da attenzionare. Alessandro, hai toccato un punto eh, importante. Devo essere sincera, anche io la pensavo come te fino a qualche tempo fa. La pensavo come te perché mi dicevo: se eh, qualcuno va nella direzione di mettere semplicemente questa scatola verde intorno, significa che sta cercando di fare qualcosa nella direzione. Quindi dobbiamo apprezzare il fatto che si stia cercando di andare in quella direzione, anche se non esiste eh, ad oggi o la, diciamo, eh, la banca, l'azienda non è nella perfezione non è allo standard di best practice l'importante è che si vada in quella direzione e che si crei consapevolezza poi in realtà mi sono resa conto di una cosa che è quello che sta succedendo oggi che poi a un certo punto scoppiano dei casi quindi c'è chi cerca di andare in quella direzione purtroppo non aveva tutti i dati purtroppo non ha investito abbastanza purtroppo non aveva abbastanza consapevolezza e ci sono dei casi di greenwashing e a quel punto si ferma tutto perché c'è il Greenwashing, e quindi allora no, forse è meglio non fare niente e allora forse, no. per il consumatore, è meglio che io aspetto a, a, fino a che non arriva una regola precisa e questo è il rischio che io vedo. Quindi, sì, vero, sono d'accordo con te, bisogna fare, bisogna continuare a fare. Il problema di demonizzare il greenwashing è che demonizzando il greenwashing avverto che ti sto guardando, però potrei fermare un momentum che abbiamo. Quindi questo lo vediamo oggi nelle banche, se vedi casi che abbiamo avuto in Europa, ma anche in America. Coloro che stanno cercando di andare in quella direzione, magari chiamando i loro fondi eh, non appropriatamente, magari non avendo le giuste esclusioni, però stavano cercando di andare in quella direzione e vengono bacchettati e a quel punto fanno un passo indietro non so se avete notato, è vero come diceva Claudia che la maggior parte dei fondi adesso sono articolo 8 e articolo 9 secondo la normativa SFDR ma stiamo iniziando a vedere adesso un passo indietro iniziamo a vedere tantissimi fondi articolo 9 che per la normativa sono i fondi che hanno degli obiettivi eh, precisi eh, su eh, ambiente e sociale che iniziano a riclassificarsi articolo 8 perché hanno paura eh, diciamo, di questa Situazione quindi assolutamente d'accordo con te. facciamo passo indietro attenzione. va bene se hai fatto dieci passi avanti, no? Esatto. Quindi, perché comunque la somma, alla fine la somma algebrica è nove passi avanti. Esatto, esatto. E, e quello l'importante è che se ne faccia uno solo indietro e esatto. che non ci si fermi tutti fino a che arriva alla perfezione. Perché, eh, come diceva mia nonna, la perfezione non esiste e uh, la perfezione nemica del bene, quindi uh, non si va avanti. Io andrei su Claudia perché abbiamo parlato di piccole e medie imprese con, uh, con Alessandro e del fatto che le piccole e medie imprese hanno una serie di nuove regole. Uh, da, uh, a, a, cui, a cui adeguarsi e una, un mondo che le guarda di consumatori a cui adeguarsi. Ma qual è la realtà interna? Perché poi anche all'interno delle imprese è necessario un, un cambiamento. Gli impiegati di queste imprese devono capire dove andare, come andare in maniera consapevole. Sì, infatti. Eh... Quello che dobbiamo dire è che eh, le imprese, e comunque per le imprese piccole o grandi che siano, la sostenibilità non è più un'opzione, ma è un percorso necessario, soprattutto in vista del, della, della, della messa in vigore poi dopo delle varie direttive che sono in via di completamento. Allo stesso modo quindi le aziende giocano un ruolo decisivo, fondamentale, proattivo nella promozione e nella diffusione della sostenibilità e lo vediamo chiaramente chi più chi meno, che cerca dal punto di vista della rendicontazione, del consiglio di amministrazione e via, di cercare di adeguarvisi nei confronti dei fornitori, nei confronti di adozioni, di piattaforme compliant, con anche il confronto nell'internalizzazione con altri paesi dove l'adozione dei criteri SG anche nell'ambito della catena, della supply chain, anche solo nella scelta dei fornitori, eh, passa attraverso questo tipo di analisi, ma il problema come tu dicevi è all'interno eh, ed è proprio nelle attività eh, fatte in termini di eh, diversity inclusion o comunque di welfare aziendale in generale che quando ci troviamo a spiegare i vari global goals eh, troviamo delle resistenze soprattutto nel comprendere la responsabilità individuale di ogni dipendente nei confronti dell'azienda che eh, deve ottenere delle certificazioni perché sappiamo che se in America il 75% dei consumatori guarda in maniera specifica a come l'azienda si adegua in termini di criteri ESG e di sostenibilità, quali sono le sue policy interne in termini di ESG, in Italia siamo comunque al 60% e inoltre bisogna dire che... Tutti i ragazzi e comunque nel, nel recruitment e nell'assunzione di nuovi eh, dipendenti, questi chiedono chiaramente quali sono le vostre politiche interne. Devo venire con la bicicletta. Eh, come, eh, come vi muovete nei confronti della sostenibilità e dell'applicazione dei criteri? Dal punto di vista aziendale e non sono domande che fanno semplicemente per accattivarsi l'interlocutore, ma perché ci credono profondamente. Quindi questo senso di responsabilità sociale che hanno i, i dipendenti nei confronti delle loro comunità, ma anche nei confronti di una società che per adeguarsi e ottenere delle certificazioni ciascuna per il proprio settore di sostenibilità, di diversity inclusion, di rispetto dei criteri ESG, il mantenimento di questi criteri passa da una modifica e una condivisione organizzativa e di valori che deve essere condivisa con tutti. Ed è chiaro che in un'azienda, una, anche una piccola e media impresa italiana, ci sono almeno quattro generazioni rappresentate con diversi mindset, con diverse capacità di essere in sintonia. Con questo grande cambiamento ed è lì che si deve lavorare. E non è una cosa scontata o facile, tanto che, per concludere, una, eh, molte eh, aziende in questo momento stanno anche lavorando nello specifico su alcune, come ad esempio sulla S, si citava prima. Proprio oggi che è la giornata contro le, per l'eliminazione della violenza contro le donne, tante cose fanno anche nelle scuole per diffondere sostenibilità, goal 5 e tutto l'ambito della parità di genere, questo tipo di aziende per rendicontare anche l'impatto sociale di questa attività coinvolgendo i dipendenti. Ma eh, ti assicuro che è molto. non è facile è un cambiamento in atto, è un cambiamento di mentalità, ma ormai le aziende per tenere il matching tra essere sostenibili, certificare dimostrare questa sostenibilità, non possono che farlo insieme e con un patto veramente etico e condiviso con i loro dipendenti su questi temi. Assolutamente, Claudia, mi hai fatto pensare ad una. Una conversazione che ho avuto con il padre dell'Impact Investing, Sir Ronald Cohen, che quando parlava appunto di investimenti nella direzione della sostenibilità, del cambiamento delle aziende verso la sostenibilità, lui parlava di un cambiamento che è un cambiamento necessario e imprescindibile. Quindi, non è una questione come dicevi tu, Alessandro, prima, ormai non è più una questione vuoi fare del bene, ma vuoi sopravvivere come azienda nel futuro o no? Perché se vuoi sopravvivere devi attrarre talenti. E i talenti verranno da te soltanto se tu vai nella direzione della sostenibilità. Se vuoi sopravvivere devi attrarre i consumatori. E i consumatori stanno cambiando le loro abitudini. Quindi vuoi sopravvivere come azienda perché se vuoi sopravvivere la sostenibilità è l'unica direzione. Ma qualche giorno fa stavamo chiacchierando, Alessandro, e tu mi parlavi di una serie di eh, progetti innovativi, no? eh, progetti con un impatto positivo. Che però spesso rischiano di non rientrare nella vecchia metodologia rischio-rendimento delle banche. No? Parliamo di investibilità per le banche. Come, come, come ci arriviamo? Come possiamo riconciliare questo rischio-rendimento e impatto? Guarda, secondo me ci si deve rendere conto che con questo impatto del digitale, la trasformazione che sta avvenendo nelle banche, c'è quasi un ripensamento di quello che è una banca. La banca è è nata nel, in Italia nel, nel 400 con il Banco di San Giorgio e poi, che, che poi non c'è più, però adesso c'è anche il Mont, Monte Paschi di Siena che è una delle è più antiche banche del mondo. Quelle banche non vendevano prodotti, quelle banche vendevano, vendevano ai clienti un risultato, cioè pensavano che cosa vuole il mio cliente, che cosa posso fare per creargli questa soluzione e rendergli la vita piacevole più... Fare, permettergli di fare quello che vuole fare le banche di oggi piano piano si stanno rendendo conto che quello è il loro ruolo e se non fanno questa cosa perderanno i clienti perché i clienti non vogliono più comprare carte di credito, prestiti o mutui vogliono avere dei risultati non compro la carta di credito, voglio andare in vacanza non voglio prendere un prestito, voglio, voglio avere una macchina non voglio un mutuo, voglio avere casa e queste sono cose che devono rendersi conto quello che sta succedendo è che devono rendersi conto che sono, al un, sono un punto, un fulcro di una relazione tra cliente il, il mercato e tutto il paese dove si opera. Pertanto le banche quando parlano di sostenibilità, sostenibilità devono pensare a tre dimensioni. Dimensione principale è di come consentire ai loro clienti di essere più verdi, di essere più verdi, più sociali eccetera, di creare tutta una serie di servizi che loro possono offrire direttamente al cliente per eh, essere più vicini a questi principi di ESG. Ma questo non è consentire al cliente di investire in cose che fanno... Ehm, non è solamente quello, ma anche di aiutare il cliente di migliorare e cambiare il loro modo di essere. C'è una banca, per esempio, in Finlandia, che si chiama Allons Banken e questa banca ti dà una carta di pagamenti, una debit card che tu puoi utilizzare, ogni volta che fai una spesa ti fa vedere quanti euro hai speso, ma ti fa anche vedere l'impatto ambientale di quei euro spesi, perché collega l'impatto ambientale di qualcosa, e poi dice, ogni, ogni euro speso con questo retailer, o questo negozio, eccetera, ha questo impatto di carbonio sul, sul, sul... E ti consente tu, come utente, di dire, ok... Oggi ho comprato da questo qui, però domani posso andare a quest'altro perché ha un impatto più basso. Pertanto io cambio comportamento e mi trasformo. Però a suo tempo devo anche pensare, la banca deve anche pensare come possono cambiare loro stessi nel loro comportamento. Pertanto noi adesso qui abbiamo dei proiettori che sono LED. Questi hanno il 10% di consumo di un proiettore all'antica come quelli che sono lì. Ehm queste sono le scelte che può fare la banca. La banca dice cambio come, come illumino la mia, la mia, il mio ufficio, cambio come gli incentivi che metto ai miei dipendenti a essere più verdi, Do delle sponsorizzazioni per auto elettriche, tutte queste belle cose che può fare per avere un piccolissimo impatto ambientale, ma anche cambiare il mindset, eh, il modo di pensare che hanno sull'importanza sull dell'ambiente e dei comportamenti giusti. E la terza cosa, e quello che stavamo parlando adesso, è di creare dei sistemi, dei prodotti, dei canali dove l'utente, l'individuo può essere. Uh, incentivizzato può avere l'opportunità di investire in, in iniziative che sono verdi, investire nell'azienda che fa qualcosa di nuovo, investire eh, in, in, in un qualcuno che dà prestiti a persone che sono, non hanno accesso ai, ai servizi finanziari e cose di questo genere. Pertanto la banca ha tre dimensioni che può operare e noi ci concentriamo solamente sulla terza, che è quella di creare nuovi prodotti, mm -hmm. però c'è il cambiamento di comportamento del cliente, il cambiamento di comportamento della banca stessa e la creazione di canali di investimento in prodotti che possono cambiare l'ambiente, possono avere un impatto ambientale. Cioè questo è un po'... Eh... Assolutamente, è molto interessante perché tutti noi in realtà abbiamo diverse eh, diciamo, armi. Da utilizzare in quel senso anche come consumatori, no? come consumatori. noi possiamo andare al supermercato e avere delle scelte lì, possiamo chiedere alla nostra banca di farci avere trasparenza su sì. quello che fa, possiamo spegnere la luce all'interno della nostra casa. Quindi ci sono tutta una serie di, di canali che possono essere utilizzati, il che crea la, ovviamente la, la complessità della sostenibilità. E quello che dicevi prima: questa trasparenza è una delle responsabilità, secondo me, della banca. Sì. Rendere conto al cliente che questa. Questa scelta che stai facendo di comprare quel pomodoro con sì. la scotola verde piuttosto che con un altro è un qualcosa che ha un impatto, pertanto sappilo, puoi fare le tue scelte, però io te lo faccio sapere. Perciò la cosa più importante della banca di domani è che la relazione che ha col cliente, questa fiducia che si crea tra il cliente e utente, che è, piano piano si è dissipata diciamo, negli ultimi anni. Sì, esatto, perché in realtà, come dicevi tu, eh, la banca nasce come, come questo ponte per l'economia reale molto, molto chiaro, no? Quindi con il finanziamento de, de, delle spedizioni uh, oltreoceano. Poi nel, nei, 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 nelle centinaia di anni che hanno portato fino a noi abbiamo creato probabilmente all'interno dell'industria finanziaria una piccola torre su questo, su questo ponte e eh, ci siamo un po' persi questo legame al punto che tanti dei nostri clienti guardano al servizio della banca come un numero, questo report trimestrale che mi dice se io ho avuto il 3% piuttosto che il 4%. Un cliente che guarda un report trimestrale con una performance si perde l'idea che il suo investimento ha in realtà un impatto sull'economia, uh, sull che il suo fondo pensione piuttosto che l'investimento in un fondo in realtà non è solo un numero ma sono dei soldi che vanno in un'azienda che poi fa, uh, fa qualcosa. Quindi ritornare a questo uh, legame con l'economia reale che è creato anche da queste uh, nuove metriche, no? Tu parlavi delle emissioni uh, di, di CO2, ma altre metriche come, uh, non so, uh, il mio portafoglio di investimento, quante delle aziende del mio portafoglio di investimento hanno un board che è diver diverso, certo. no? uh, uh, Eccetera. Quindi il fatto di ricollegare, la sostenibilità ha anche un po' questo ruolo, di ricollegarci verso l'economia uh, reale diciamo ci abbiamo un po' girato intorno però abbiamo parlato tutti un, di questa complessità, di, questo, um, uh, di questi obiettivi sostenibili che, visti da diversi punti di vista, uh, sono, sono, sono complessi e in alcuni casi ci mancano un po' uh, anche um, alcune, alcune informazioni per prendere le decisioni giuste. Uh, qui tra di noi, eh, nell'audience nell che abbiamo qui, adesso online ovviamente non so, però, l'audience che abbiamo qui è un'audience di, di ragazzi e un'audience anche di immagini imprenditori uh, de del territorio. Se eh, voglio fare questa domanda a tutti e tre, se dovesse dare un consiglio ad un'azienda che sta iniziando o a un, a, diciamo, a, un, a un ragazzo che vuole creare un'azienda eh, e vuole andare nella direzione di sostenibilità, da dove si comincia? Vogliamo iniziare con, uh, con Claudia? Sì, certo. Uh, guarda, sicuramente, uh, come abbiamo detto prima, un occhio... All'aggiornamento della governance interna e a definire dei codici etici legati ai criteri SG, sia nei confronti dei fornitori sia nei confronti dei propri dipendenti, eh, perché ci possono essere incentivi, tutto quello che si vuole, ma se non si condivide il percorso diventa veramente duro. Eh, L'altro aspetto è quello di prendere in considerazione gli investimenti responsabili e eh, di sostenibilità, e in generale, investimenti sostenibili, come un'opzione per l'azienda per fare una scelta chiara di ritorno, che non è, come si diceva, di, di, eh, di beneficenza, ma va ben oltre l'impact investing, va verso un ruolo attivo delle piccole e medie imprese, anche verso il sostegno e i flussi finanziari che aiutano la sostenibilità. Alessandro? Allora io di nuovo ritorno alla cosa... La prima cosa che farei se fossi una banca che vuole quell'iniziativa mm -hmm. lì, chiederei all'utente cosa vuole, mm -hmm. chiederei al giovane cosa ti serve e cercherei di capire qualcosa, non, non tanto quanto cosa ti serve, scusate, ma cosa vuoi fare. Mm capito? E poi vedere, posizionare la banca come un come dicono in Inghilterra, trusted advisor, un, un consigliere di fiducia dove tu puoi, come, come, come giovane, quello che è un'azienda, fidarti della tua banca e dire banca, io vorrei fare questa cosa così, come consigli di farlo? E la banca può avere un ruolo duale, cioè quello di essere, eh, di dare dei servizi finanziari, ma anche di quella di essere un, un datore di consigli, un datore di mentorship. E questo sta avvenendo in modo un pochino così organizzato in vari, vari, vari banchi in giro intorno al mondo, stanno facendo questi servizi di mentorship, delle banche in Italia lo stanno facendo, se tu vedi eh, quello che fa Intesa adesso ci sta provando, però sono cose fatte con un certo tipo di segmento. Questo concetto del mentorship si potrebbe espanderlo a tutte le, aziende, a tutte le, tutte le filiali, tutte le aziende, tutte le città, potrebbe avere un punto dove, dove il giovane può andare e dire allora vorrei creare, ho questa idea in mente, vorrei fare questa azienda, come posso farcela? E avere questa, questa, questo dialogo con la banca che non è più quello di ho questi cinque prodotti, qual è che vuoi? E ti costa tanto, ma dire cos'è che vuoi fare? E poi partire un po' da quel concetto lì, cioè capovolgere la situazione della domanda in un altro modo. Allora, parlando di un'attività nuova è, è francamente più facile, no? quando uno decide che cosa vuole fare può impostare da zero in termini di sostenibilità un progetto imprenditoriale. Se invece pensiamo alle attività tradizionali certe volte sembrerebbe di essere senza speranze, se pensate all'autotrasporto che oggi si basa sul gasolio e sulla plastica degli imballaggi eh, non è che ci sono molte chance, no? Il mondo dell'autotrasporto sa che siamo molto lontani dall'elettrico, dall'idrogeno nella, nella motorizzazione dei camion e dei, dei grandi trasporti. Quindi, eh, partendo da zero direi puntare su qualcosa di, eh, di sostenibile dal principio, ma molto interessante anche quello che diceva Alessandro sul ruolo della banca come advisor, anche perché... C'è uno studio di Lega Ambiente del 2021, ovviamente Lega Ambiente è una struttura che deve essere disruptive per principio e puntava il dito sui più grandi produttori di CO2 in Italia che guarda caso sono le due principali banche italiane. Ma perché? Perché forniscono finanza alle grandi imprese che sono, imprese che sono carbon positive, quindi è, è un gioco forzoso. Allora la rilettura del ruolo della banca propone il senso che diceva Alessandro, quindi da una parte devo sostenere per forza l'industria carbon positive, ma dall'altro comincio a introdurre una cultura di sostenibilità e comincio ad aprire delle altre vie che vanno anche nel senso della S e nel senso della G, non solo nel senso della E, diventa fondamentale perché il denaro è sempre il motore dell'attività economica e quindi questo consente di... Temperare senza andare a fare una compensazione orizzontale che non è prevista dai criteri SG, ma andare a temperare quello che può essere l'impatto mettendo il percorso di eh, sostenibilità sulla giusta via in modo da arrivare al 2050 come dobbiamo arrivare, quindi ad emissioni zero. Mm. Eh, tu hai, hai toccato un punto che secondo me è molto importante perché spesso noi ad, eh, diciamo. Pensiamo a, a attività che siano sostenibili, pensiamo all'energia rinnovabile, no? quindi eh, pannelli solari eh, o paleoliche, e pensiamo alle attività non sostenibili quando parliamo ovviamente di eh, eh, petrolio e, e gas, eccetera. E quindi c'è una mentalità no? di un po' il bianco e il nero. In realtà sappiamo che per arrivare al 2050 all'obiettivo di 1.5 è necessaria una trasformazione, quindi non basta solo la distruzione di quello che c'è e la creazione di qualcosa di nuovo, non è sufficiente, dobbiamo trasformare. E quindi cioè, da un lato è necessario che ci sia innovazione dalle aziende, dobbiamo investire molto di più, credo che dobbiamo investire sei volte tanto nelle energie rinnovabili, allo stesso tempo anche... Per chi ad oggi fa delle attività che non sono sostenibili è necessaria la trasformazione di quelle attività, perché non possiamo pensare semplicemente da un momento all'altro che loro spariscano. Il rischio è che tra virgolette, le banche, alcune banche non investono più, ma ce ne sono delle altre che invece hanno un'etica un o una regolamentazione diversa che investono, o addirittura che le banche non investono più, ma investono poi dei privati in, in, maniera, in maniera ancora peggiore. Un'ipotesi è questa: quando si parla di, queste, di alternative, il ruolo delle banche in questo ambito qui potrebbe essere un ruolo graduale pure. Cioè, non dire io banca smetto di, di aiutare aziende che sono inquinanti, ma ti faccio pagare di più mm -hmm. se tu sei inquinante se, e creare degli incentivi nel, nella trasformazione del comportamento, se io devo prendere, anche nel consumatore. Se io devo comprare casa, se la casa che compro è efficiente energicamente, posso avere un mutuo più basso di quella che non lo è. E questo che è successo? Sono piccole cose, piccoli componenti, piccoli eh, mattoncini Lego che metti insieme e ti crei una soluzione, un futuro un pochino migliore. Assolutamente, credo che stiamo andando in quella direzione perché se tu pensi anche alle, uh, diciamo, alle banche, ma un po' a tutti, no? e al commitment a net zero. Quando una banca si uh, um, uh, impegna, a arrivare a Nesiro a 2050 inizia a guardare cosa ha dentro il suo portafoglio, cosa ha dentro il suo balance sheet. E ci penserà due volte quando deve mettere nel balance sheet qualcosa che non va in quella direzione perché altrimenti non posso rispettare il mio impegno. Se ci penso due volte significa che mi farò pagare di più in qualche maniera. Quindi l'idea è che si andrà probabilmente in quella direzione anche grazie diciamo, a tutti questi percorsi che ci stiamo creando. Uh, Claudia vorrei ritornare verso di te perché hai, um, prima hai, hai accennato a qualcosa che secondo me è, è interessante. Hai, è hai, hai parlato di parità di genere eh, diciamo come uno diciamo, degli argomenti o uno che, degli strumenti in realtà che possono andare ne, uh, verso la, la sostenibilità. E di parità di genere si parla spesso um, in, in maniera diversa. Vorrei sapere da te. Eh, se c'è qualche best practice, che cosa hai visto fare dalle aziende nella direzione di parità di genere che può essere interessante da, da replicare, da duplicare? Quali effetti ha portato? Ma sicuramente il fatto di implementare eh, le policy interne di, eh, su diversità e inclusione in maniera ampia, considerando anche il discorso a parità di genere, eh, per molte anche eh, guardando non solo alle certificazioni su diversity inclusion, eh, quelle europee, ma quelle italiane, la recente certificazione eh, sulla parità di genere eh, che grazie al lavoro del dell'ex ministra Bonetti e di inclusione donna è stata portata anche eh, in Italia, eh, vede le aziende molto sensibili nel comprendere che i team inclusivi come dimostrato, eh, ottengono migliori risultati e dove c'è eh, una eh, percezione che si stiano attuando queste policy come fondamentali, eh, c'è una maggiore produttività. Quindi, sicuramente, le prestazioni dei team. Uh, più diversificati riescono a ottenere migliori risultati. Di questo le imprese finalmente se ne rendono conto. Inoltre l'impegno, a mio avviso, nei confronti della parità di genere, della parità salariale, sempre nell'ambito dei criteri di sostenibilità e anche la sensibilità, ad esempio, nei confronti degli asili aziendali, problema gravissimo per il nostro Paese per cui siamo molto indietro, vede proprio eh, un passo avanti che si sta facendo. Questo è molto incoraggiante e speriamo che eh, le aziende e le, anche le federazioni di settore continuino proprio in questo senso grazie un tema, un tema molto interessante e, e secondo me diciamo eh, spesso eh, diciamo, vi, visto dal, da, 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 da punti di vista diversi però il, quello che tu accennavi il fatto che team diversi hanno dei risultati migliori è secondo me quello su cui eh, bisognerebbe sempre, eh, sempre puntare um, Alessandro abbiamo parlato di E abbiamo parlato di S spesso la G ce la dimentichiamo un po' forse perché è innata, normale. Parliamo un po' di G adesso. Sì, secondo me G è probabilmente la cosa più fondamentale perché G cambierebbe come si comportano le banche. Mm -hmm. Allora, stiamo parlando di diversity e inclusione, eccetera, eccetera. Eh, se tu ci pensi, com'è possibile giustificare il fatto che escludo metà della popolazione e riesco a, a produrre un prodotto equivalente a quello che se avessi sia... Tutta la popolazione è disponibile ad aiutarmi. Qu questi principi di, 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 eh, economici sono ovvi. Se io, vado, se io sono il sono delegato di una banca, sono il gruppo di direzione della banca, come posso giustificare ai miei investitori che io mi comporto meglio o produco più beneficio alla tua banca se escludo tutte le donne dal, dalla direzione del gruppo, oppure escludo le persone di colore dalla mia cosa? Non è giustificabile. E pertanto questo discorso economico. Avrà un impatto. Però per arrivare a quel punto bisogna creare delle regole. Sì. Se vi ricordate quel discorso che dicevo l'amministratore è legato fuori prigione, è la cosa principale: bisogna creare per un corto periodo di tempo, per un periodo di transizione, delle regole dove si impone e questo io sono molto controverso di questo già ti dico: mm. dove si impone alle banche di avere diversità. Quindi tu sei per le quote? Io sono per le quote per un periodo, non per sempre, perché le quote quello che è innato nella quota dice cioè sì, sì, è stata assunta perché, non era, mm. perché era la quota. Però sai che ti dico, it's okay. Mm. Per un periodo di tempo. Quando poi le quote, quando, quando i consigli di amministrazione diventeranno giusti rappresentanti della società, allora le possiamo eliminare queste quote, non per sempre. Mm. Che significa questo? Che quando tu sei l'amministratore di una società, e devi assumere delle persone. Se hai una quota, assumi quella persona di, di un, della diversità, però assumi la miglior persona di quella diversità. Mm -hmm. Pertanto è molto probabile che dato che ci sono tantissime persone con tantissime capacità in quei gruppi che sono sottoutilizzati, probabilmente ti trovi qualcuno di bravo. È improbabilissimo che ti trovi una persona incompetente di, uh, a riempire quel ruolo lì, perché anche tu hai questa cosa dicendo io devo gestire la mia azienda. Pertanto le quote secondo me per un periodo di tempo sono utili. Una volta che queste quote sono lì si comincerà a vedere l'impatto che queste quote hanno sulla società e si vedrà che ci sarà questo miglioramento nella, nel, nel rendi, rendimento di queste aziende e allora diventerà naturale. Però per un periodo ci vogliono quote secondo me. È anche vero, eh, a sostegno di quello che tu dici... Che la quota comporta una diversità poi nel processo decisionale, che può essa stessa portare poi a dei criteri tra di promozione interna all'interno di un'azienda esatto. che sono diversi. Perché ovviamente se un'azienda è stata sempre fatta da soli uomini, ci sono dei criteri di promozione che vanno nella direzione di, diciamo, delle caratteristiche specifiche di quel, di, di quel gruppo, quando invece le decisioni iniziano a essere prese in maniera più diversa, magari possono. Quante donne vengono? Viene detto, cosa farai quando c'è? Cioè, come ti comporterai? Come, riuscirai a fare il tuo lavoro quando avrai un bambino. Perché lo chiedo anche al marito questo? Il bambino l'ha fatto solo lei, sì, lei l'ha portata al mondo, però è una, è, una, è una responsabilità che è condivisa da due persone. Perché, perché questo non è mai il problema per il maschio ma il problema per la donna. Domanda: eh sì, <ride> è una questione di, di, di cultura di cui poi, ovviamente, parlava anche Claudia. Per, quella quale, per il cambiamento uh, c'è sempre bisogno di molto tempo. Sì. E, di, continuando a parlare di governance, uh, 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 Alessandro, uh, le B-corp, mm? le aziende B-corp sono sostenibili per definizione? Raccontaci un po' cosa sono. Allora, le B Corp. Prima fammi dire una cosa sulla governance: sì. cioè, è che eh, Platone definiva come controllo e direzione, è molto interessante questo aspetto perché ci consente di parlare di, di strategia, perché controllo e direzione vuol dire applicare una strategia e quindi avere una visione e dei valori, dei valori che servono poi per creare del valore, quindi è una specie di, di, di circolo virtuoso che ti porta alla creazione dei valori. Ecco, le B Corp anche loro si inseriscono in questo processo, per diventare B Corp servono almeno tre anni, si comincia partendo di fatto come società benefit e si entra in un percorso di eh, realizzazione del valore secondo dei criteri ben definiti. È un percorso lungo, è un percorso nel quale... Si comincia a credere soltanto adesso, tanto che credo che in Italia siamo a circa 80-100 B-Corp, non sono tantissime. Sono società che hanno una caratterizzazione molto particolare, ma che, eh, nel dialogo con il mercato, a mio avviso saranno fortemente avvantaggiate, quindi nel dialogo con i fornitori, nel dialogo con i clienti. Credo che siano dei percorsi da intraprendere. Non vorrei ritornare sul discorso del. Ehm, un po' di greenwashing fa bene, così come un po' di quote rosa fanno bene, però è vero che dobbiamo dare una spinta alla società civile, al mondo economico, nel senso di direzionarli verso i valori della sostenibilità. Quindi eh, se le Bicorp hanno un peso in più in termini di marketing oltre che un peso sostanziale, io penso che questo sia assolutamente positivo, aiuta la popolazione a capire il valore della sostenibilità e la preferenza da accordare a determinati interlocutori rispetto ad altri. Grazie Alessandro. Appunto, questa consapevolezza è diciamo un po' il filo conduttore della nostra, della nostra conversazione oggi. Trasparenza, consapevolezza, educazione. Eh, Claudia, tu ci, ci parlavi eh, un po' della, della povera educazione finanziaria in, in generale eh, nel nostro paese. Eh, come, qual, qual è la differenza tra le. Vecchie generazioni, le nuove generazioni su questo tema e che cosa stiamo facendo e cosa possiamo fare per l'educazione finanziaria? Allora, intanto sarebbe auspicabile inserirla nelle scuole perché eh, l'esigenza per i ragazzi che già sono, hanno dimestichezza con tutta una serie eh, di attività digitali da un punto di vista economico finanziario, noi facciamo un'enorme. Un grosso progetto con Banca d'Italia, partendo dal sud, eh, sulle dipendenze digitali, gioco d'azzardo, trading speculativo, shopping compulsivo. Dopo il lockdown, tutte queste attività sono arrivate sui cellulari dei ragazzi e delle ragazze eh, che, ovviamente, hanno la possibilità di eh, lavorare su questi aspetti e, senza le giuste competenze, perdere il senso della misura e provocare dei danni economici a se stesso e alla propria famiglia. Quindi, da questo punto di vista eh, l'inserimento dell'educazione economico-finanziaria all'interno delle scuole è un auspicio del nostro comitato nazionale educazione finanziaria e di tutti coloro che operano nell'ambito della diffusione dell'educazione finanziaria. Prima di tutto, secondariamente, noi Già lo si fa dalle dall elementari fino alle superiori per fare la differenza e poi, soprattutto, all'università. Molti paesi hanno inserito anche nell'università un esame nello specifico perché ragazze e ragazze che si trovano ad affrontare una situazione complessa, come quella, ad esempio, adesso di un problema di inflazione, recessione, ragazzi che mh, sono poco inclini a sposarsi subito, vanno a convivere insieme, magari fanno il mutuo, poi accadono problematiche. Che li vedono discutere da questo punto di vista, nel momento in cui non ci sono più le due persone impegnate a pagare il mutuo. Queste sono tutte questioni che devono farci rendere conto che la società è cambiata, che questa società ha bisogno, eh, dal punto di vista lavorativo e sociale, di inclusione sociale e finanziaria, di competenze digitali e di competenze economiche e finanziarie. Dal nostro punto di vista per rendere autodeterminate e indipendenti economicamente le donne, soprattutto che partecipano meno al, eh, al mondo del lavoro, ma in generale per le nuove generazioni, per riuscire a destreggiarsi in una situazione, come dicevamo, molto complessa e che spesso a causa di certi influencer che portano verso eh, certi investimenti molto poco sostenibili e molto speculativi, rimangono disarmati loro stessi. Grazie Claudia, credo che uh, hai, uh, hai raccolto tutta una serie di uh, buoni suggerimenti per il futuro e per la base uh, di una generazione tra virgolette più, più sostenibile. E prima di chiudere, in realtà, io vorrei ritornare un po' all'inizio. Della nostra conversazione e parlare della definizione di che cos'è. Abbiamo parlato per più di un'ora di sostenibilità, ma che cos'è questa sostenibilità? E la definizione che più mi appartiene, eh, la mia definizione personale, è quella del rapporto Brundtland del 1987. e Nel rapporto Brundtland del 1987 si parla di sostenibilità come soddisfare i bisogni di questa generazione senza impedire alle generazioni future di soddisfare i propri. Quindi l'intergenerazionalità inter, della sostenibilità. Vorrei chiedere a voi tre eh, cosa è la sostenibilità. Vogliamo iniziare da Alessandro? Io. Sì. Okay. Eh, la definizione più bella che abbia sentito è questa che hai appena detto tu: mm -hmm. eh, sostenibilità è la responsabilità che abbiamo verso il futuro, la responsabilità che abbiamo verso i giovani, verso quello che è il pianeta dove abitiamo. Eh, Possiamo trasformarla in tante piccole regole, in tante piccole cose, però fondamentalmente dobbiamo ogni momento, secondo me, fermarci, tornare indietro e dare un'occhiata a tutta la storia, perché l'impatto l'importanza di ESG non è perché vogliamo essere carini e buoni, è perché senza ESG non c'è futuro. Alessandra. Aggiungiamo qualcosa al concetto di sostenibilità, aggiungiamo un profilo di, di libero arbitrio, di fantasia, di innovazione. Proviamo a parlare più che di sostenibilità di preferibilità. Cioè c'è un modo per essere sostenibili, ci sono molti modi per essere sostenibili. Cerchiamo di perseguire sempre il migliore, quello che porta la sostenibilità a un livello più alto. In questo modo siamo sicuri di andare dritti in linea retta sulla strada verso la miglior sostenibilità. Claudia. Eh, io aggiungerei a quanto detto che eh, la responsabilità sociale eh, individuale nei confronti delle proprie comunità eh, in senso rigenerativo è l'unica maniera per avere la sostenibilità, ma non ci vuole la responsabilità, ci vuole l'azione nel senso di responsabilità da un punto di vista sia intergenerazionale, come tu dicevi, e anche intersezionale. Ci si salva tutti insieme. Grazie mille. Allora, una finanza sostenibile in un mondo sostenibile è dalle intenzioni alle azioni. Grazie.